Parigi. Sfida di Deglan a Martinson, campione europeo di lotta libera. Il colpo magico che atterra il rivale butta magneticamente a terra anche l'arbitro. Nella vita non si casca mai soli. Ha ragione Einstein, tutto è relativo. Colpi simili che nel mondo quotidiano sarebbero fior di mascalzonate, quassù sul ring diventano il fiore delle buone regole. Ma che fa questo? Si asciuga il sudore o pensa alla propria moglie? La lotta libera è uno sport violento? Niente affatto. Dovendo colpire la testa dell'avversario, il campione ha la delicatezza di usare le parti molli. Volare è un antico sogno umano. Costui ha realizzato il sogno ed evidentemente ci prende gusto. Poi, con esemplare cavalleria, ricambia all'avversario le gioie di questo sogno. Ahimè, l'ebbrezza del sogno si prolunga a terra. Finalmente, uno dei due, quello che le ha buscate, si ricorda di avere una testa. Battuto, vuole offrirsi a una casa farmaceutica per la pubblicità delle compresse anti-emicrania.